Ho lavorato a questo presepio per un anno intero. È stato benedetto da Papa Francesco il 5 dicembre del 2019. Speriamo che le cose si possano risolvere al più presto. La preoccupazione c'è, è inutile nasconderla. Dalla quarantena nella quale si trova insieme ad altri 92 componenti dell'associazione, anche lui stenta a crederci. Finisce così la storia di un presepe e di un pellegrinaggio. Focolaio di Covid a Conegliano dopo il viaggio ad Assisi, cluster di 92 persone la scorsa settimana, erano andati in Umbria a portare nella Basilica di San Francesco il presepe artistico di Palermo. Tutto inizia dunque con un pellegrinaggio da Conegliano ad Assisi per portare il presepe fatto a Parè, ma la gita si trasforma in un cluster, un focolaio. Delle 92 persone partecipanti, 36 sono positive. Non solo, in città si scatena una caccia all'untore. Io sono negativo, ma l'altro sacerdote non so com'è ancora, quindi... Don Michele è appena uscito dalla quarantena, contagiato dal suo collega sacerdote positivo che è andato ad Assisi. Non so come, ne stanno andando alla caccia del presunto colpevole e quindi non so perché si sono accaniti con questa persona. Questo signore non è mai venuto ad Assisi, è una persona che è vaccinata, la quale però aveva già delle patologie pregresse e quindi è stato colpito purtroppo anche lui dal Covid, però non c'entra assolutamente nulla con quanto poi è accaduto in questo viaggio ad Assisi. Scagionato il 78enne, ora in terapia intensiva, il nuovo colpo di scena arriva dall'agenzia Viaggi, che ha organizzato il tour, al quale hanno partecipato solo persone vaccinate. Avevamo già messo quel paletto, tanto che appunto delle persone che anche conosciamo abbiamo dovuto dire non, vieni giù se vuoi per l'evento, però non possiamo prenderti in pullman. E così hanno fatto e sono venuti giù automuniti, quelli che noi conosciamo e che ci avevano detto appunto che non erano vaccinati. Il giallo, ai tempi del Covid, su untori presunti ed altri consapevoli, si arricchisce di un'altra storia parallela. A pochi chilometri da Conegliano, attraversando la bella campagna veneta tra vitigni in riposo e abbondanti nevicate sullo sfondo, arriviamo a Corbanese. Qui un insegnante no vax e no mask sembra che abbia contagiato 7 alunni su 24. Cerchiamo il preside, ma inutilmente. Iniziamo ad intervistare. A fare cosa? No, fare domande ed intervistare. Adesso l'impiegato mi ha detto, il preside è al telefono e casomai quando si libera... So che c'erano dei colleghi Novax, ma non ho sentito parlare di questo caso di contagio. Sono i classici tentativi nei piccoli paesi di sperare che la cosa finisca nel dimenticatoio. Comprensibile, dicevo, l'atteggiamento del preside, perché tant'è vero che anche lui aveva cercato in passato, nel recente passato, di convincere l'insegnante insomma ad avere un comportamento più aderente a quelle che sono le richieste e le regole, purtroppo non riuscendoci, e il risultato è stato questo.